una giovane estetista di 27 anni morta nel sonno nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 maggio mentre si trovava nella casa del compagno, un imprenditore romano. La coppia aveva trascorso la serata in un locale notturno della capitale. Sabato mattina l'uomo ha trovato la ragazza priva di sensi nella sua abitazione in via Alessandro Guidoni a Ciampino e ha subito chiamato i soccorsi. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso senza escludere la possibilità che la morte sia stata causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Non sono stati rilevati segni di violenza sul corpo della giovane. L'autopsia è stata programmata nei prossimi giorni al Policlinico di Tor Vergata. La serata era iniziata con una festa anni 80 di Jackie Hall, un night club nei Parioli. La coppia era tornata a casa alle 4 del mattino a Ciampino, dove la giovane lavorava come estetista per l'imprenditore e lo frequentava da qualche mese. Dopo una notte apparentemente tranquilla, l'uomo ha dato l'allarme al risveglio trovando la ragazza priva di vita. I carabinieri stanno attendendo i risultati degli esami tossicologici e dell'autopsia per chiarire le cause della morte. Secondo il compagno, avevano dormito in stanze diverse, lei sul divano al piano terra e lui in camera da letto al primo piano. Gli investigatori ritengono credibile questa versione, corroborata anche dalle testimonianze di amici e parenti della vittima. La procura di Velletri ha disposto l'autopsia per ottenere ulteriori informazioni sul decesso.